Buongiorno amici, oggi giornata movimentata perché sto sistemando delle cose al computer, delle carte. Qua fuori da casa mia ci sono delle ruspe che stanno scavando cose, facendo cose, boh. Grazie Enel che rendi le mie giornate migliori. Detto questo però, con questa cartelletta sembro quasi una persona seria. Macchinina, mi sei mancata. Sì. Opa! Allora, impostiamo Google Maps così non ci perdiamo, se no so già come va a finire. 43 minuti, io questo fantastico supporto si va a mettere esattamente nella radio, in questo modo. E così io qui posso mettere il telefono, no? Ok. Allora? Niente, tra 18 manovre riesco a uscire dal mio parcheggio, perché ho una macchina spostata, me l'ha spostata mio papà in un modo stranissimo. E ci siamo. Non guido da una settimana e mezza circa. E la cosa divertente è che oggi prenderò l'autostrada per la prima volta in vita mia. Qua ci sono gli alberi in mezzo alla strada, qua ci sono tutte le ruspe. Io devo praticamente far fuori strada perché qua ci sono i buchi nella strada che hanno appena fatto. Bene. Metto un po' di musica, sennò da solo mi rompo le scatole, quindi non posso registrare, sennò copyright Rockstar. Per prendere lo svincolo e 62 per Milano. Ci siamo quasi, raga. Via la musica che dobbiamo concentrarci. In realtà io sono andato in autostrada solo quando facevo la scuola guida e quando ho fatto l'esame. Poi basta. Quindi è la prima volta da solo, è la prima volta con questa macchina. Sono solo un po' teso per la storia telepass, non telepass, perché non avendo il telepass. Usa la corsia di destra per prendere lo svincolo 62. Grazie Google, meno male che ci sei tu. No, scherzavo, devo solo prendere un biglietto. Biglietto catartico. Grazie, biglietto. Sì. Ostacolo superato. Adesso ci dobbiamo solo immettere. Mantieni la sinistra al bivio. Qua a sinistra, come ci dice Google. Qua possiamo anche tirare sul finestrino, se no ci ammaliamo. Ok, siamo in autostrada, ragazzi. Non ci sto credendo. Non so come aiutarti, Google. Non ci posso. Cos'hai, Google? Stiamo nella nostra corsia, 100 all'ora, come la legge dice. Meno male che non c'è traffico, così siamo tranquilli, puliti. Comunque stiamo attraversando in questo momento il Ticino e stiamo entrando quindi in Lombardia. Sono in autostrada, sono un bambino grande. Momento della verità, tra un chilometro bisogna pagare carte. Oh che bello. Dove cacchio si mette il biglietto? Carta, tac. Grazie mille. Abbiamo pagato, raga, sono emozionato. Adesso per tornare a velocità di crociera con la Citroen ci vogliono 3 giorni. Ricorderemo questi giorni quando sarò ricco, avrò una Tesla, andrò in giro per la California con una bella bionda di fianco. Credo che a un certo punto dobbiamo anche uscire, tipo. Sì, allora stiamo fermi in autostrada con la corsia libera di fianco. Cosa fa questo qui? No, raga, ci facciamo del male. Oh. Allora? Era il telefono, ci avrei giocato quello che vuoi. Ragazzi, mi raccomando, i telefoni non usateli in macchina o in motorino o in bicicletta, perché ci vuole un attimo e poi andate contro uno youtuber. Ma pure il camion, ecco, i camion mi fanno veramente tanta paura, devo dire. Stiamo uscendo dall'autostrada. Cioè qua non pago per uscire. Wow, perfetto. Esci dalla rotonda e prendi via Papa Giovanni XXIII. Poi usa qualsiasi corsia per svoltare a sinistra su viale L. Cadorna. Siamo a Legnano, siamo. Tutti io i semafori rossi li devo beccare. È incredibile. Tra 600 metri la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Mi ricordo dove siamo. Dove parcheggio la macchina. Altro problema. Ci mancava che il semaforo passo io e mi diventa rosso davanti. Per chi non ci credesse, adesso siamo pronti per fare la partenza. Attenzione, piede sulla frizione, allo spegnimento, il via del Gran Premio di Legnano che parte adesso. Buono lo scatto di Jackie Vettel. Sentite il rombo della Citroen. Ok, basta. È stato bello. Se c'è un quartiere malfamato di Legnano è questo qui. Tac. Mamma mia che parcheggino. Fa un caldo che non avete idea. Comunque sto andando da Tom's Hardware. Buongiorno. Quanto sono pro. Vi ricordate di lui? Ciao. Missione compiuta. Ho preso anche una cochina per dissetarmi. Adesso scene, torniamo alla casa. La macchina è un forno
crematorio praticamente. Aria condizionata, accenditi. Aria. Adesso in realtà non devo andare a casa, ma devo andare dal meccanico che mi deve cambiare la pompa dei freni della macchina. Voglio vedere se riesco a tornare a casa senza utilizzare Google. Io sinceramente non credo, però noi ci proviamo, l'importante è non sbagliare qua l'autostrada. Riuscirà a perdersi il piccolo Yaki? Che poi in realtà ho approfittato di questo viaggio, diciamo, come prova per un altro viaggio che farò prossimamente. Di qua. Ragazzi, senza Google sto riuscendo a orientarmi. Giuro, non ci sto credendo. E ovviamente chi è che deve beccare la coda con tanto di incidente? Vado una volta in autostrada, coda. Siamo fermi. Grazie mille. Ragazzi, non mi sembra vero, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, we did it. Adesso devo aspettare il meccanico, quindi mi sa che mi andrò a fare un giro qua sulla strada. Mi si è scaricata la batteria della fotocamera, sto registrando col telefono. Quindi per non aspettare sto andando a piedi in un posto dove andavo sempre da piccolo, non potete capire, un negozio. Ok, il posto è quello lì in fondo. Siamo arrivati. Quando venivo qua da piccolo ero il bambino più felice al mondo. Vediamo se capite perché. Wow. Ma il reparto che amavo io era anzitutto questo qua, con tutte le macchine telecomandate, le gru telecomandate, elicotteri, droni, cose varie. Compriamo qualcosina. E guardate qua, solo Lego. Là ci sono i Playmobil. Guarda qua, guarda qua. Io voglio vivere in questo posto. Ecco, io ero tipo quel bambino lì. Questa la voglio, questa la voglio. Il Millennium Falcon, quello grosso. Lego, se stai guardando questo video, regalamelo, ti prego. Yaki, ma non sei un po' piccolo? Per un Mario Kart drone, assolutamente no. So solo che ci ho lasciato veramente la mia infanzia qua. Voglio vivere qui, voglio vivere. Ho comprato quest'aria compressa spray. Quindi, autostrada fatta, macchina riparata, sono qui, c'è un tramonto bellissimo ragazzi, guardate qua. Niente, io vi ricordo che ci vediamo ogni giorno a mezzogiorno sempre qui sul canale, seguitemi su Instagram. E adesso vado a casa, mangio, dormo e...